Io mi sono fortemente rotto le palle. Cinzietta dice: io nel mentre ho letto One Piece. Ottima scelta. Però Grande. rimane perché deve vincere il primo volume di Alice in Chi vuole Borderland. vincere un volume di questo manga entusiasmante? Vabbè, se io non sono, non ho neanche le forze di commentarlo questo, c'è proprio una rottura di succhia l'anima. Una rottura Jake? di ciota. Una rottura di ciota. Beh, il positivo c'è che abbiamo fatto grosse risate con ciota. Vabbè, ma era fatta apposta, ovviamente, A me non ha per neanche fatto bilanciare. troppo ridere, cioè mi ha fatto ridere Ciota per Ant, ma non Per Ciota questo, in sì. sé, cioè faceva ridere Sì, che... ma faceva ridere che c'era il momento imbarazzo ciota. Allora, io posso capire... Giustamente a te fa ridere, invece per l'Enea. Allora, tornando seri, io posso capire quello che voleva fare l'autore, ovvero farci vedere tutta la loro quotidianità per poi, come loro, portarci in questo mondo con questo evento a caso e farci dire che sta succedendo. Però ecco, questa è la reazione. Perché se tu mi vuoi mostrare la loro quotidianità, comunque non è che devi girare sempre sugli stessi concetti, ce lo fai in 10 Sì. pagine. Ma poi Mi ha anche fatto nel vedere quello che parla solo fatto... di donne, quello Sì. che non vuole, che ha paura del futuro, che vabbè, sono tutti concetti che comunque ci stanno, non è che, anzi, sono interessanti vedere un Sì, personaggio. l'escapismo, il Certo. concetto di routine, della vita che non cambia mai, del voler Sì, scappare ma dalla passano due propria tavole per far quotidianità. vedere sta cosa. Sì, o comunque se vuoi approfondirlo, però non farlo sempre con lui che dice cose, oppure il fratello che dice cose di lui, oppure l'amico che dice cose di lui, ma le stesse cose. Sì. Anche il flashback che hanno messo per mostrare il primo incontro che hanno avuto con quello, no? Ma inutilissimo, ma me Sì, lo mostri completamente dopo se inutile, proprio non vuoi. completamente ininfluente per la narrazione, completamente inutile. Cioè, lo leggi e dici sti cazzi. Sì, e comunque io stavo lì che veramente non vedevo l'ora di Sì, vedere sì. che succedesse qualcosa o comunque una progressione anche del personaggio, come anche a livello caratteriale, intendo, no? Sì, non c'è nemmeno quell'elemento di, non c'è nessun world building, nessun elemento di tensione che ti aumenta nel... Ci sono loro che dicono, chissà se gli zombie arrivassero, chissà se succedesse qualcosa, e poi ovviamente succede, ma no, questa cosa non aiuta nemmeno a metterti hype per continuare a leggere, per vedere quando questa cosa si verifica. Tu Dici... comunque puoi arrivare a vedere questa cosa, ma Cioè, puoi ma più arrivarci perché che dici, vedo l'ora altro per che... inerzia ci arrivi, nel senso che Sì. stai, leggi 300 volte i zombie, la routine, ma chissà se noi siamo Donne. bambini, gli adulti, e poi nel frattempo figa, 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 figa. Unico personaggio sensato. E poi, cioè, non ti arrivi perché ti sei rotto il cazzo completamente alla rivelazione. Poi quella rivelazione c'è nel capitolo 1. Ci sono. Non dice comunque nulla. Cioè, arriva al punto in cui c'è una situazione di pericolo e basta. Ma Sì, è sapete, ragazzi, questo. ecco, per rispondere a Sir Cracchi che dice come serie funziona meglio, Andromacat che dice che ci sono... Non ti Non sente ti più. sentiamo, Jake, ti sei mutata forse. Ah, ok, sì, mi sono emozionata e ho spento il microfono. Dico, per rispondere a Capita. Sir Cracchi e Andromacat, sì, va bene che magari più avanti, più avanti, più avanti, però noi siamo qui, la funzione di Manga Roulette cos'è? Valutare il primo capitolo, anche perché L'attacco. il primo capitolo...
decide se il lettore, cioè non è che lo decide il primo capitolo, però dal primo capitolo il lettore deciderà se proseguire oppure no. Quindi è quello il punto, no? Cioè, comunque, Sì, come diciamo che minimo mi devi con Sensei. portare a leggere il secondo. Sì, in alcuni. Però con Sensei c'è riuscito. Sì, io Sì. mi ero estenuato però, cioè nel senso sono arrivato lì perché, oh, se abbiamo fatto 80 pagine, fammi andare avanti, ma le avrei scorse, le stavo scorrendo per capire se Beh, succedeva effettivamente qualcosa in questo manga di merda. diciamo che certe volte l'introduzione può anche andare oltre il primo capitolo e magari estendersi sul primo volume, però noi comunque qui ci diamo come limite il primo capitolo e giudichiamo quello come introduzione. Sì, e Come diceva poi. Sensei, alla fine si arriva a una generica situazione di pericolo, però non ti dà nemmeno quel minimo di contesto, e con questo mi lego a quello che diceva Jack inizialmente. Il genere survival dipende poi come lo porti, come lo mostri. Se non mi riesci a dare nemmeno quel guizzo per dire, ah, lo vuoi trattare così, figo, capiamo, non vai da nessuna parte. Sì. E poi per rispondere a Sì. Rosario, nessuno si ferma davvero a un solo capitolo. Io in realtà tutti i manga roulette mi sono fermata al primo capitolo di tutto. Di tutto tranne Ma pochi fumetti. non so, Jake, perché se pensi invece che uno magari il manga lo scopre a volumi, comprando il volume in fumetteria, il primo volume te lo leggi, quindi ci sta a vedere che l'introduzione di un manga possa essere anche l'intero primo volume. Però stiamo parlando anche di manga che sono serializzati su mensili o su settimanali. Quindi, Sì. certo, io alla fine forse lo leggo tutto, ma solo perché magari mi compro, perché quel mensile me lo sto comprando perché mi sto leggendo l'Attacco dei Giganti, no? Hai Quindi, capito? e mi leggo tutto. Sì. Quindi ci puoi contare su una cosa del genere. Però io, per esempio, personalmente, quando compravo i mensili, mi leggevo solo ciò che mi interessava, eh. Quello che non mi interessava, forse me lo leggevo quando proprio non avevo un cazzo da fare dopo un anno, forse. Ma capitava che alcune serie proprio le schifavo e non le leggevo mai. Sì, questo è molto soggettivo, direi che dipende di persona in persona. Sì. Io penso però che in generale i capitoli debbano funzionare sia da soli sia a Compagnia. volume. Quindi secondo me un capitolo che non per capirlo devi leggere quello successivo, comunque stai. C'è qualcosa che manca, o meglio, nel senso puoi capire anche di non capire, però in questo capitolo proprio manca l'elemento di narrativo che ti parla al lettore e gli dice questo manga riguarda questa cosa. Più che manca c'è, e si tratta appunto del gioco in cui sono finiti, però è così, così generico. Però non ha un'identità questo manga, è quello che Questo intendo. volevo dire. C'è Sì. l'elemento del ok, adesso sicuramente il tutto si baserà sul gioco di quest'altra dimensione, però non ti dà nessuna sfumatura interessante, almeno ora, poi magari dopo la dà, sicuramente la dà. Eh sì, però noi stiamo parlando del capitolo 1 e il capitolo 1 non È dice fatto male, nulla. è fatto male. Uno perché Sì. manca di capacità di sintesi, cioè non riesce a condensare magari in pagine, nel numero di pagine giusto, diciamo, quello che voleva dire. Sarebbero bastate magari 10 pagine invece che 20. E se l'avesse condensata in 10 pagine, si sarebbe comunque intanto risparmiato quelle pagine che venivano dopo le 44 pagine iniziali. Quindi evitato cioè così, un capitolo così lungo che non era necessario. Sarebbe stato meno Sì. noioso, perché comunque uno se lo legge in 10 pagine dice ok, ho capito il concetto, no? E vai avanti, magari avrebbe mostrato anche due cose in più di questo gioco, magari. Sì, Perlomeno far capire è su quello che cosa si manca. basa, cioè quella è proprio quando io ho detto che manca identità, l'identità doveva essere il gioco si basa su questo, cioè far rendere il manga un qualcosa che abbia una propria voce,
che abbia la propria distinzione rispetto a un altro manga. Faccio così, è semplicemente una. Boh, non una cosa informe, ancora da modellare. Però ecco, questo rientra sempre nel discorso quando è che finisce l'introduzione. Lui può anche averla pensata, nel primo capitolo introduco il gioco, nel giro del primo volume comunque lo caratterizzo. Sì, Non è che però sia non obbligato a... è obbligato, però intanto ha fatto un capitolo brutto. Sì, indubbiamente. Ma anche il fatto che loro sono eccitati da quella situazione, si è preso altre 10 pagine per dirlo. Sì. Ed anticipa pure prima, eh. Cioè, Sì. c'è troppo. Poi un cast di personaggi debolissimo. Non. Sì. Cioè, io L'unico non. interessante è il protagonista per i discorsi che sono stati accennati, ma nemmeno troppo né Sì. mostrati né approfonditi. Cioè, il comprimario è una gag, un personaggio di quelli che dovrebbe essere ultra terziario. Pensa soltanto davvero alla figa macchietta comica. Invece ce lo siamo lì come coprotagonista. E poi c'è quello serio che perché deve tirare il gruppo avanti. E Sì, quello che picchia, insomma, quello ragiona. è ragione. Quello con la, neanche con la licenza media, quello che si è fermato alle elementari, tra le altre cose. Me l'aspetterei da Ciota questa cosa qui, nella figa. Però, insomma, a volte succede. Stile di disegno? Non mi fa impazzire, poi non mi fa proprio le scelte estetiche non mi piacciono, cioè non, anche da quel punto di vista un pochino senza identità, cioè mi fa sempre gli sfondi che sono delle fotografie effettate. Quello è brutto, sì. Gli Sì, sfondi. che più che altro non è immersivo. Cioè, soprattutto se poi ci disegni sopra i tuoi Sì, personaggi. brutto contrasto. Sì. Soprattutto Poi se come. comunque non sono rimaneggiati bene per stare bene con tutto il resto. Forse Sì. le inquadrature le salverei, alcune. Sì, E qualche faccia. sì. Sì. Sì, cioè comunque nel disegno è. Come ho detto, non mi piace troppo, però è normale, nel E le senso. donne, secondo me le donne promettono bene. Sì, è vero. Peccato non Sì. ci sia. Cioè, se avesse messo direttamente una donna con primaria. Sì, Sì. bravo. Se quella stava già a metà capitolo, Sì. Sarebbe sicuramente stato meglio. più dinamico. Sì. Sarebbe stato più. Il cast sarebbe stato più variegato, avrebbe avuto più voci, se ci sarebbe. Però è. Sarebbe stato più scatto narrativo. Avrebbe perso la gag di Jota che vuole vedere le donne. Beh, questo è un grande problema, eh. Eh sì. E che fai? Non. Questo Il Jota capitolo che si vuole basa su una vedere le cosa. donne. La Ciota. Anzi, sto muovendo dalle risate. Comunque penso che prima, se non sbaglio, Sir Cracky diceva, ma la serie non c'entra niente forse col manga? Ma a questo punto penso di sì, se sta andando così alla grande. Perché ci sta comunque aver fatto una serie su Alice in Borderland, riprendendo magari il contesto e non proprio questi personaggi, perché, cioè, come fanno personaggi del genere a funzionare per un pubblico di abituato a serie TV? Cioè, non penso che un personaggio di sole gag possa funzionare in questo modo. Capita, Drigo, in questo momento ne ho una davanti a me, quindi direi che... Sto Però Squid vedendo. Game, no, non parlo del contesto del Battle Royale, del survival, ma proprio del iniziare un primo episodio con questi protagonisti qua. Squid Games comunque aveva la sua parte di approfondimento dei personaggi. Ha alcune differenze, dice Andromaca. Io allora, devo dire, questo manga roulette mi ha messo curiosità. Per la serie, non per il manga, ma per la serie sì, perché voglio capire, almeno dal primo episodio, voglio vedere Sì, come hanno anch'io ho impostato pensato la la stessa differenza. identica cosa.